Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial. Allora, oggi andremo a rendere la scena dinamica, ovvero aggiungere del movimento al personaggio e fargli riconoscere gli ostacoli e le piattaforme. Le piattaforme ovviamente sono degli elementi in cui il personaggio può saltarci attraverso, però nel momento in cui cade, ci cade sopra e non cade più. Allora, per fare tutto ciò ci saranno diversi elementi, ovvero due elementi in realtà, che sarebbero l'active e il backdrop. Adesso vi faccio vedere ciò che avviene nella scena, dove abbiamo il nostro personaggio, appunto, che si muove con le frecce direzionali, può saltare con shift e può saltare sopra questo elemento qua, può saltare anche qua sopra, qua, alla fine game over. Ok, per fare tutto questo ovviamente prima di iniziare il tutorial vi invito anche a vedere un altro video che ho creato appositamente per questo tutorial, perché è tipo la terza volta che creo questo tutorial e il problema è appunto nel concetto della programmazione, o meglio dei event. Consiglio di vederlo così potete, diciamo, avere un mindset. Allora, creiamo due fotogrammi. Il primo sarà il gioco, il secondo sarà il game over. Andiamo sul secondo subito inserendo una string che sarebbe l'elemento appunto di testo. Inseriamo game over, aumentiamo le dimensioni, andiamo sulle proprietà, andiamo su text options, clicchiamo su font e da qui ovviamente scegliamo, non so, 25 grassetto, quindi sì, perfetto, e questo è il nostro game over. Allora, adesso andiamo sul fotogramma 1 e aggiungiamo un active. Questo active sarà il personaggio e lo facciamo verde, perché a me piace il verde, ci aggiungo anche due occhi. Ok, questo è il nostro personaggio. Adesso aggiungiamo un backdrop, sarà la nostra terra, lo faccio marrone, aumento le dimensioni, è grande, e lo metto qua. Attualmente il gioco non ha nessun elemento, non succede assolutamente niente. Per dargli movimento e tutto il resto, innanzitutto dobbiamo selezionare active e andare sotto le proprietà di movement, selezionare il tipo di movimento, ovvero prenderemo un platform. Questi movimenti, ragazzi, sono movimenti standard. Per avere movimenti tutti vostri li dovete programmare in un certo senso tramite gli event, però per fare ciò dovete essere bravi. Come potete vedere, altre proprietà, una volta che avete selezionato il tipo di movimento platform, c'è appunto la velocità, l'accelerazione, la decelerazione. Poi sotto jump abbiamo gravity e strength. Gravity sarebbe la forza di gravità che attrae l'oggetto verso il basso e strength sarebbe ovviamente la forza del salto. Lo setto a 100 di strength, ovvero questo personaggio salterà con una forza di 100. Se proviamo vedremo che il personaggio semplicemente cade giù. Cade sempre giù, non riconosce il backdrop come terra. Per fare ciò dobbiamo selezionare innanzitutto il backdrop, andare su runtime option e selezionare il tipo di ostacolo e selezioniamo appunto ostacolo. Una volta fatto ciò apriamo il nostro event editor. Adesso mi raccomando, la logica, se avete visto l'altro video, la logica più o meno l'avete capito come funziona, ovvero dobbiamo dire, inserire una condizione, cliccando su new condition, dicendo che se l'active va a scontrarsi con un backdrop, lei il movimento di active, quindi andiamo col tasto destro sotto active movement e selezioniamo stop. Quindi questo è praticamente condizione qua, conseguenza, ovvero se l'active va a scontrarsi col backdrop, la conseguenza sarà che si deve fermare. Vediamo se funziona. Adesso, una volta che funziona, possiamo muoverci come vogliamo, oltre che saltare con shift. Possiamo duplicare questo elemento, non duplicare, clonarlo, scusate. Una volta clonato, selezioniamo che sia un platform. Il platform appunto è un oggetto attraversabile durante il salto ma non durante la caduta. Come potete vedere lo attraversa durante il salto ma non durante la caduta. Come possiamo aggiungere appunto un elemento piattaforma, che sarebbe appunto un backdrop, però col movimento, dato che l'unico che possiamo gestire in maniera dinamica è un active, appunto inseriremo un active che costituirà la nostra piattaforma. Innanzitutto andiamo ad inserire l'evento che blocca il personaggio una volta che sta sopra, quindi andiamo ad aggiungere che se il personaggio va a scontrarsi con un altro oggetto, in questo caso che sarebbe l'active 2, il personaggio allora si deve fermare. Come potete vedere il personaggio si ferma, però non riesce ad attraversarlo, cosa importante, eh?
Come possiamo fare ciò? Quindi, ovvero che il personaggio riesca ad attraversarlo durante il salto, ma non durante la caduta. Per fare ciò abbiamo bisogno di un sensore. Innanzitutto andiamo a rinominarlo, piattaforma mobile, e inseriamo un altro active che ci farà da sensore. Questo sensore lo facciamo rosa. Ovviamente il sensore lo rendiamo invisibile, andando sulle proprietà display options, visibilità, lo deselezioniamo. Questo sensore altro non dirà che quando il personaggio sta sopra il sensore, bensì incontri anche l'oggetto mobile, il personaggio non si deve fermare, ma deve continuare il suo movimento. Quindi come funziona tutto questo? Tutto questo funziona in questo modo. Quindi che cosa faremo? Andremo ad aggiungere una nuova condizione. Questa nuova condizione altro non dice che il personaggio sta sopra il sensore. Quindi quando il personaggio sta sopra overlapping another object, sarebbe il sensore active 2, se lo lasciamo così però non ha senso, perché praticamente non abbiamo risolto il problema, quindi dobbiamo negarlo. Ovvero, quando il personaggio non sta sopra il sensore e incontra l'active, la piattaforma mobile, allora ci deve essere la fermata di movimento, il stop. Allora ragazzi, adesso per aggiungere un attimo di movimento nella piattaforma, altro non dobbiamo fare che andare su piattaforma, sempre movements, e selezionare path movement. Ovvero con questo tipo di movimento selezionate voi il percorso che l'oggetto deve seguire e l'oggetto lo seguirà. Andando su edit vi apparirà questo nuovo menu con il quale potete aggiungere appunto dei nodi. I nodi altro non sono che i punti terminali del movimento. Quindi se cliccate su un nodo, aggiungi un nuovo nodo, vi apparirà che c'è già presente un nodo a base dell'elemento e voi potete aggiungerne altri facendo clic col mouse. Io ad esempio voglio che la piattaforma si sposti fino a questo punto. Voglio fare che quando la piattaforma arrivi alla fine il movimento parta al contrario, quindi selezionerò reverse at end. Oltre che questo movimento deve essere di continuo e quindi seleziono anche il loop. Oltre a ciò devo cambiare anche la velocità speed sarebbe. La velocità è 50 attualmente, lo pongo a 10 perché 50 è troppo. E seleziono anche il primo nodo e lo pongo a 10. Allora il fatto è che voi potete scegliere movimenti di diversi tipi, ovvero parte veloce e sfuma in un movimento lento, quindi ecco perché avete la possibilità di cambiare la velocità di ciascun nodo. Una volta finito tutto ciò, date ok ed è pronto. Come potete vedere è tutto pronto praticamente, perché il movimento c'è la piattaforma, possiamo saltare lì sopra attraverso appunto. Non ci sono problemi. Però come potete vedere in questo punto succede questo bug. L'avete visto, no? Come vedete c'è questo bug. Allora ecco perché il sensore deve essere lungo quando tutto il movimento. Ok ragazzi, oltre a ciò un'ultima azione da aggiungere è quello del dire che se il personaggio si trova in una posizione fuori dall'area del gioco, insomma cade giù, vai al fotogramma 2 dove c'è il game over. Vi faccio vedere adesso che cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto questo, dove il personaggio appunto può saltare, può andare di qua di là, e game over. Come avete visto non è molto difficile, vi consiglio vivamente di vedere l'altro tutorial dove vi fa vedere un attimo come funziona la logica della programmazione, delle condizioni. Cioè so che è molto difficile sia da comprendere, anche per me è molto difficile da spiegare, perché è qualcosa che io diciamo ho recepito durante la programmazione classica. Potete benissimo intuirlo e capirlo anche da qua. Bene, questo è tutto, lascerò il file ovviamente a disposizione di tutti. Alla prossima ragazzi, ciao ciao.